Buonasera Cesare. Buonasera a tutti. Senti, puoi confermarci insomma che il tuo orientamento è quello di schierare Giaccherini e Candreva dietro a Girardino? Ma noi abbiamo in questi giorni provato anche questo schieramento, abbiamo provato con altre soluzioni, non abbiamo ancora deciso e quindi l'allenamento di oggi sarà comunque importante per verificare non solo la condizione fisica ma anche l'aspetto mentale. Abbiamo visto le immagini della squadra e troverei una squadra particolarmente difficile da affrontare, una squadra che ha un agonismo forte ma che ha la capacità di ripartire non soltanto con gli attaccanti ma anche con i centrocampisti, soprattutto gli esterni, quindi è una squadra molto molto pericolosa da affrontare. La Bulgaria è la squadra che vi ha messo più in difficoltà in questo gruppo di qualificazione? Ma noi non abbiamo fatto partite dove non ci sono state difficoltà, tutte le squadre in certi momenti ti possono mettere in difficoltà e domani mi auguro che ci saranno momenti brevi, però è una squadra che ha capacità di palleggio, se li fai palleggiare, e capacità di ripartenza, quindi è una squadra particolarmente difficile, come dicevo prima. Qual è stata la tua reazione alle indiscrezioni giornalistiche di questi giorni sul tuo futuro, cioè che lasceresti la nazionale dopo il mondiale? Ma con massima serenità come sempre, anche perché non abbiamo detto niente di clamoroso, se non quello di avere la concentrazione e il pensiero esclusivamente sulla qualificazione, poi ci saranno programmi, progetti con la massima trasparenza, si faranno, quindi so benissimo che è un ruolo particolare, quindi non mi sono meravigliato più di tanto. Prego, Francesco Rebici. Domanda del collega Francesco Repici Gentilmente ti chiederei ai fotografi di completare con gli scatti perché non riusciamo a ascoltare le domande della sala. Grazie. Sì, molte squadre senza attaccanti sono più pericolose anche con gli attaccanti. Se eventualmente decidessimo di giocare con questo schieramento è perché abbiamo visto qualcosa di interessante per noi. Magari un motivo potrebbe essere non dare riferimenti e attaccare profondità e spazi con giocatori non prettamente attaccanti puri. Visto che è una squadra che ha come capacità di difendere molto bassa e quindi spazi alle spalle non ce ne saranno e quindi dobbiamo essere bravi nel cercare di avere qualità in certe zone del campo e quindi automaticamente le scelte sono orientate da questo orientamento. La seconda ultima che ti faccio è, ti diceva Aurelio prima le indiscrezioni eccetera, io vorrei sapere se sinceramente tu nella tua testa hai già deciso. No, assolutamente no. Già rispondendo, passiamo su un argomento che in questo momento non dovrebbe esserci perché abbiamo veramente massimo rispetto e una grande concentrazione su quello che dobbiamo ancora fare. Prego, procediamo, una domanda a testa, prego. Il collega mi ha chiesto se si ma che tutte queste voci chiaramente non gli piacciono perché è importante passare. Sì, Piero Messana, Video Sicilia. Sì. Quanto il risultato di domani e il recupero degli squalificati può influire sul cambio della tattica o della formazione per l'altra gara? No, facciamo una partita per volta. Domani è importante perché ovviamente i punti a questo punto sono fondamentali per tutto. Non sarebbe corretto parlare degli assenti al momento che non ci sono, se ci fossero sarebbe un'altra partita, avremmo preparato un'altra partita, ma visto che non ci sono abbiamo preparato la gara secondo me al meglio, abbiamo visualizzato, abbiamo letto la squadra avversaria e pensiamo di essere pronti proprio per affrontarla. Pizzo Ferrato, giù in fondo. Rispetto al finale europeo, ora
Stanchini è arrivato al finale dell'Europeo, ora incrociando le dita manca poco per andare in Brasile. C'è forse anche, rispetto a quella che potrebbe essere una tua decisione di abbandono, il fatto che senti sottovalutato il tuo lavoro in questi, no? Non so da chi, ma insomma non è che c'è una grossa esaltazione di risultati ottenuti magari non con materiale eccelso. Assolutamente, cioè, questo è un argomento che dovremmo affrontarlo quando siamo liberi dai pensieri di partite, di tre punti, perché ripeto, per me è particolarmente importante mantenere la concentrazione sulla gara. Poi se vogliamo parlare di altro, magari questi giorni dopo aver vinto due partite lo possiamo fare.